Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo tornati alla scrivania, dopo un po' che non ci stavamo, perché questa volta si parla di software. Visto che giocherello con le beta e comunque può capitare che a fare queste cose o si incappi in bug, oppure si bricchi in un certo senso il telefono e vada magari in boot loop, ossia si riavvia sempre, o si blocca sull'avvio con la mela o altre cose che danno abbastanza noia, oggi vi volevo portare un software per risolvere questi problemi o eventualmente, come faremo in questo video, riportare il telefono allo stato precedente alla beta. Ora, io ho la beta 2 qui sul 12 Pro Max e siccome mi sta dando qualche problema, andremo a vedere come riportarlo alla versione stabile di iOS 15.1. Il software di cui andiamo a parlare si chiama Umendit della Unique Tool e andiamolo ad avviare. Il software c'è sia per Windows che per Mac e in questo video useremo un PC Windows, è anche abbastanza datato perché è quello di cui vi ho parlato nel video dell'unboxing del Mac. Intanto avviamo il programma. Qui abbiamo già il nostro iPhone 12 Pro Max. Il software è sia gratuito che a pagamento. Ci sono alcune cose che si possono fare che sono gratuite, altre invece per riparare proprio il telefono da certi errori bisogna pagare la versione appunto a pagamento. Allora, io adesso voglio appunto ripristinare iPhone 12 Pro Max alla versione di iOS precedente e quindi andrò nello standard repair perché si andrà soltanto indietro nel tempo a prima dell'installazione della beta. Dati non verranno persi, tutto quello che c'è qua dentro rimarrà, mentre il deep repair è un po' più impegnativo e i dati questa volta vengono wipati insieme a tutto il resto, quindi i dati verranno persi. L'altra opzione, che è la terza, è entrare o uscire dalla recovery mode. Noi adesso abbiamo bisogno in teoria della standard repair per andare a ripristinare il sistema al suo stato precedente e dobbiamo collegare l'iPhone 12 Pro Max appunto al PC. PC che non ha porte USB di tipo C perché appunto è abbastanza datato e quindi mi sono munito del cavo, quello suo USB di tipo C Lightning. Però da parte avevo dall'anno scorso un adattatore da USB di tipo C a USB di tipo A. Quindi adesso andremo a collegare il dispositivo. Il software riconosce che la versione del firmware ufficiale è la 15.1 e quindi me l'andrà a scaricare. Sto facendo questo processo così vedete, visto che ho il problema di alcuni bug che mi stanno dando noia su questo telefono, e vediamo insieme come funziona. Così vedete anche che può funzionare anche con PC Windows, non c'è bisogno proprio di Mac per funzionare, anche perché non è detto che tutti i possessori di iPhone abbiano un Mac, tipo io il Mac ce l'ho da una settimana. Andiamo a scaricare il firmware che sta verificando. Allora, download della 15.1 fatto e siamo pronti a procedere, ma vi faccio vedere per trasparenza che qua effettivamente nel 12 Pro Max è installata la 15.2, quindi la beta del nuovo iOS. Quindi procediamo. Qua io adesso ho scaricato la versione base, mi chiede di effettuare il pagamento per avere la riparazione standard oppure il deep repair. Infatti, le cose che si possono fare nella versione gratuita sono uscire dal recovery mode, entrare nella recovery mode oppure scaricare i firmware appunto di iPadOS, tvOS o iOS. Ma andare a riparare effettivamente il telefono deve essere fatto con la versione a pagamento. Ok, registrazione fatta. Qua ho la licenza da un mese, poi magari vediamo anche i costi. Cominciamo. Allora, noi abbiamo un iPhone 8 e oltre, quindi rimaniamo qua. Alternativamente ci sono le guide anche per gli altri telefoni. Abbiamo connesso, l'abbiamo connesso, facciamo la sequenza di tasti, volume su, volume giù e teniamo premuto il tasto di accensione, quindi su, giù e tac. E dobbiamo tenerlo premuto fino a che non entriamo nella modalità di connessione. Mi raccomando, come dice lì, non togliete il dito dal tasto di accensione appena vedete la mela, tenetelo lì. Eccoci qua. Adesso ha cominciato a riparare il telefono. Qua c'è sotto un disclaimer che dice di tenere il telefono collegato e di non usarlo durante il processo di riparazione, ma tanto non lo possiamo usare perché
è nella schermata di collegamento e adesso bisogna solo aspettare che venga riparato. Ok, qua sta facendo qualcosa, oltre che aumentare la barra lì sul PC. E la cosa veramente figa di questo sistema è che voi ripristinate il sistema operativo precedente senza perdere i dati. Avrei voluto portarvi anche un telefono bloccato da sbloccare con questo software, ma purtroppo per il video, ma per fortuna per me, un telefono inchiodato non ce l'ho. Però avevo uno con il software beta che mi dava dei problemi, quindi sono riuscito a portarvi anche l'esempio. Ok, il dispositivo è stato sistemato, finito. Adesso vediamo che cosa è successo. Scorri verso l'alto per aggiornare. Ok, buon riposo. Si è già messo... Questo è un buon segno. È già riconosciuto che dovrebbe essere una modalità di riposo. Verifica l'ID Apple. Okay, l'ID Apple c'è. Non lo verifichiamo adesso. Fammi solo vedere una cosa. Sì, sì, c'è tutto. Sì. Ok, tutte le applicazioni ci sono con le varie preferenze. Molto bene. Anche Telegram. Sì. Instagram. Sì. C'è tutto, che bello. Galleria. Sì. C'è tutto. Ah, si sta ripristinando. Pian piano stanno arrivando tutte. Bello. A questo punto andiamo a vedere anche le impostazioni generali, info 15.1. Il telefono è tornato alla versione di iOS precedente e adesso il telefono è la versione stabile del sistema operativo e ufficiale. Quindi il software, potete star tranquilli che l'ho provato sulla mia pelle, funziona. E anzi, se siete persone a cui piace provare le beta per avere i software più aggiornati rispetto alla data di uscita ufficiale, vi consiglio questo software, perché così, se magari incappate in qualche bug, potete ripristinare il firmware ufficiale e poi magari riprovare l'installazione della beta, che magari i bug non si presentano più. È molto molto comodo. E qua nella schermata principale vi dice qualche servizio che vi fornisce l'applicazione, come vi ho detto prima, il white e il black screen, errori di iTunes, il blocco nella schermata di recovery. Qui entra in gioco la versione gratuita del software che vi fa uscire dalla recovery mode, e il telefono bloccato o bloccato. Bloccato nella schermata dell'Apple logo, quello di avvio su schermata nera, il telefono che non si accende e il boot loop, che è il riavvio costante, e anche altri servizi. Ma veniamo anche a parlare di costi, perché la versione che mi ha permesso di tornare indietro col sistema operativo è la versione a pagamento. Ci sono tre piani di pagamento, sia per Windows che per Mac: il mensile, l'annuale e il lifetime. Il mensile vi costa circa 24 euro, l'annuale circa 34, mentre quello lifetime, cioè lo comprate una volta e basta, circa 47 euro 48. Quindi valutate voi magari il piano che risponde di più alle vostre esigenze. Chiaramente con lo sconto quantità il lifetime in proporzione costa meno che la versione mensile. Inoltre, i costi che vi ho detto sono attuali nel sito, perché ho l'iPad mini qua di fianco con i costi, e i costi che vi ho detto sono quelli attuali, perché è scontato rispetto al normale di un buon 30% circa, forse anche di più. Adesso non sto qui a fare il conto a mente, però datemi un'occhiata. Io direi che per questo software vi ho detto tutto. Purtroppo non sono riuscito a portarvi un iPhone bricato o inchiodato, così da provare anche il Deep Repair, che è la riparazione un po' più profonda. Però insomma, già con questo metodo, se avete problemi con le beta, tanta roba, o magari appunto se avete qualche problema di sorta, si risolve la questione con questo software. Io per questo video ho finito. Come al solito vi ricordo il solito supporto al canale con un bel mi piace. Fatemi sapere magari in un commento se avete già usato questo software o software di questo tipo. Vi lascio il link alla licenza, comunque al sito di Unique Tool, qua in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!